Il narcisismo è un oggetto di interesse in questo periodo, un oggetto molto importante, l'interesse speculativo, psicologico, psichiatrico, scientifico in generale, perché stiamo assistendo, soprattutto nel mondo occidentale, ma non solo nel mondo occidentale, a una vera e propria epidemia, oserei dire un'endemia crescente di narcisismo patologico. Allora, il narcisismo va affrontato secondo un'ottica dimensionale, nel senso che il narcisismo è il ripiegamento della pulsione libidica su se stessi, in maniera a circolo vizioso. Questo è fondamentalmente il centro, il nucleo del narcisismo, per cui praticamente il tu perde quasi del tutto, in maniera molto marcata, parlo di narcisismo patologico, le caratteristiche di definizione. Cioè, mentre io sono definito per me stesso, ma sono anche definito ovviamente dal mondo dei miei affetti, dei miei parenti, dei miei amici, delle persone con cui lavoro, della nazione in cui vivo, del periodo storico, nella condizione narcisistica la definizione è assiomatica e deriva dall'essere stesso, cioè io mi definisco per mio conto. Quindi il tu è un elemento che viene preso in considerazione nella misura in cui serve a rinforzare questa visione narcisistica di me stesso. Ricordiamoci che il termine narcisismo nasce dal mito di Narciso, un bellissimo giovane che portava con sé un destino amaro dovuto all'invidia o alla vendetta degli dèi, e per cui non avrebbe mai dovuto vedere uno specchio in vita sua, casualmente, erroneamente, perché una disattenzione delle persone che lo assistevano, che stavano con lui, si imbatte nella visione di se stesso in una pozza d'acqua, e lì, innamorandosi di questa, abbagliato da questa immagine, cessa di mangiare, cade e annega. Questo mito contiene tutto quello che c'è di negativo nel narcisismo. Perché vuol dire questo? Che se l'investimento libidico, cioè quindi l'investimento d'amore, l'investimento dei nostri sentimenti, non è libero di andare sul tu e di produrre quindi una gratificazione dell'essere, e invece ritorna continuamente sull'io attraverso la ricerca di un avviso che sia sempre uguale nel tempo, che non sia soggetto all'invecchiamento, perché ovviamente questo fatto narcisistico può essere anche rivolto al proprio mondo psichico, ma è soprattutto rivolto al mondo dell'apparire, al mondo dell'apparenza, quindi alle nostre espressioni e alle nostre fattezze. Il disturbo narcisistico di personalità comincia a essere veramente un disturbo molto, molto evidente nella nostra società. Esistono due forme di narcisismo: il narcisismo un po' roboante, che è quello più megalomanico, in cui esiste solo io, e un narcisismo povero, in cui di fatto la persona tende a essere timida e schiva perché non vuole o non può affrontare il giudizio del mondo e avere quindi una definizione reale del proprio valore. Il primo tipo di narcisismo è una persona che ha il 30 e lode, ma che prende 30 e lode anche se lo bocciano, anche se gli danno 17, è sempre comunque il signor 30 e lode. La seconda persona è quella che, avendo di sé
più o meno inconsciamente una convinzione di essere un 30 e lode, per il timore di prendere 29 non va all'esame. Sono due modalità ugualmente patologiche, le incontriamo continuamente nella pratica psichiatrica o comunque anche nella pratica psicoterapeutica, e sono un po' gli elementi su cui adesso è indirizzato di più il progetto terapeutico.